come te, studiosi e bravi figli di papà, come te. Eppure, in sole 24 ore, sono diventati chi remissivi al punto di soccombere, chi aggressivi al punto da essere pronti ad uccidere, commettere e commettere le peggio efferatezze. Cattivi non si nasce, si diventa. E non credere di essere al sicuro. Nessuno è al sicuro. Nessuno di noi lo è mai. E vissero per sempre felici e contenti. Molto spesso le nostre fiabe, i nostri pensieri, le nostre immaginazioni, i nostri sogni, le nostre ambizioni, i nostri desideri terminano in questo modo,
O almeno, noi desideriamo che possano terminare in questo modo. Ma non sempre un fiume rimane nel suo letto. A volte il fiume prende una strada totalmente inaspettata. Decide lui, per conto suo, che strada dover prendere. Oppure sono altri che, scavando un letto artificiale, lo prendono e lo indirizzano in una strada che lui non avrebbe forse mai voluto prendere. Magari poi le acque vengono imprigionate in una diga, vengono poi usate per creare energia elettrica, vengono poi sparse, vengono poi usate, riusate. Tutto questo è perfettamente normale. Si dice che a volte, solo a volte, quando i nostri sogni non si realizzano immediatamente, è perché c'è qualcosa di più grande che sta per arrivare. È una bella frase, una frase molto motivante, molto incoraggiante. Ma anche qui abbiamo forse delle eccezioni. Perciò ora, in questa terza storia, vi racconto di due persone, un uomo e una donna. Vi racconto la storia di Marcel e di Liliana. Marcel nasce a Strasburgo nel 1923 da una famiglia ebraica francese. Già all'età di 5 anni, Marcel rimane affascinato vedendo al cinema i film di Charlie Chaplin. Ad attrarlo e affascinarlo è soprattutto il personaggio di Charlot, il vagabondo del cinema muto, l'irridente vagabondo, che per quanto prenda botte, per quanto venga isolato, per quanto venga preso in giro, per quanto venga percosso, sembra fatto di acciaio. Rimane sempre in piedi. Alla fine propone sempre una sua morale giusta, una sua beatificazione. E con questa beatificazione beatifica anche noi spettatori che l'abbiamo guardato, che abbiamo riso con lui, per lui, insieme a lui. Ecco, la stessa cosa fa Marcel. Marcel da bambino si diverte a improvvisare scenette teatrali per i suoi amici, proprio sullo stile di Charlot, e diventa in poco tempo un punto di riferimento. Perfino il prete di Strasburgo, della locale parrocchia di Strasburgo, lo prende come esempio, lo chiama nel suo oratorio. Poi gli anni passano e arriva il 1939, arriva il primo settembre, arriva la Seconda Guerra Mondiale. Allo scoppio quindi di questo conflitto, la sua famiglia si trasferisce a Limoges, nella Francia centrale. Nel 1942 Marcel si unisce al fratello Simon e il cugino Georges a un gruppo della resistenza francese, che in seguito diventa parte dell'organizzazione Francs-Tireurs et Partisans, FTP, ovvero Franchi Tiratori e Partigiani. Nei documenti falsi, Marcel e il fratello adottano il cognome di Marceau, in onore di un generale della Rivoluzione francese, cognome che Marcel poi conserverà come nome d'arte nel dopoguerra. L'esperienza della resistenza, l'esperienza della lotta senza quartiere contro i nazisti, gli insegna tratti importanti della pantomima: la vita nascosta, il silenzio forzato, la paura di tradire se stessi, ancora più della paura di tradire gli altri. Marcel probabilmente interpreta la sua scena migliore già nel 1943, quando viene prelevato dalla Gestapo nella metropolitana di Parigi. Come ricercato combattente ebreo con false carte, riesce a reprimere la sua paura e a interpretare il ruolo di innocente civile. La sua straordinaria capacità di autocontrollo fisico si rivela ancora una volta utilissima, quando nel 1943 per tre volte viene incaricato di accompagnare clandestinamente
gruppi di bambini ebrei da un orfanotrofio francese in Svizzera, usando solamente le sue doti mimiche per tenere buoni i piccoli durante il tragitto. Quindi sappiamo di angeli che in questo periodo hanno offerto la loro stessa vita per poter trarre in salvataggio bambini ebrei, famiglie intere ebree. Sappiamo ad esempio del nostro Gino Bartali, del nostro Ginone nazionale, che attraverso la collaborazione con lo Stato, col cardinale, riesce a mettere dei documenti falsi all'interno del tubo centrale della sua bicicletta e riesce quindi a portare documenti falsi a partigiani, a persone che ne hanno bisogno. Riesce a ad accompagnare alle stazioni, grazie alla sua bicicletta, decine di bambini, decine di ragazzi in salvataggio verso la Svizzera. Fino al 2001, quando gli viene conferita la medaglia Raoul Wallenberg, Marcel non ha mai parlato del suo passato nella Resistenza, perché, come allora disse, le persone che sono tornate dai campi di concentramento non sono mai state in grado di parlarne. Io mi chiamo Mangel, sono ebreo. Forse per questo inconsciamente ho intrapreso le scelte che ho intrapreso. Tutto questo inconsciamente ha contribuito alla mia scelta del silenzio. Non tutti i componenti però della famiglia Mangel riescono a sopravvivere all'Olocausto. Il padre di Marcel viene arrestato nel febbraio del 1944 dalla polizia del regime di Vichy a Limoges, deportato al campo di internamento di Drancy e quindi ad Auschwitz, dove viene ucciso. Con l'arrivo delle truppe alleate, dopo lo sbarco in Normandia, Marcel combatte come membro dell'esercito francese contro gli occupanti tedeschi. La sua prima esibizione in pubblico avviene nell'agosto del 1944, dopo la liberazione di Parigi, ma ancora con la guerra in corso, davanti a 3.000 soldati americani. Grazie alla sua buona padronanza dell'inglese, del francese e anche del tedesco, diventa ufficiale di collegamento della Terza Armata degli Stati Uniti sotto il generale George Patton, lui, Patton, l'uomo d'acciaio. Nel 1946 Marcel va a Parigi, dove incontra il suo mentore Étienne de Croo, che lo introduce all'arte del mimo. Dalla sua passione per Buster Keaton, per i fratelli Marx e soprattutto per Charlie Chaplin, nasce l'anno successivo Bip, il suo personaggio più famoso. Modellato sul vagabondo di Chaplin, Bip è la base di tutta la sua opera successiva. Nel 1949, l'attore fonda la compagnia di mimo Marcel Marceau, la prima nel suo genere al mondo, attraverso cui sviluppa le sue idee sulla pantomima. Negli anni 50, le frequenti rappresentazioni, sia sul palco sia in televisione, lo rendono popolare anche negli Stati Uniti, dove esprime parallelamente la sua arte anche nel cinema, recitando in film quali First Class, dove interpretò ben 17 ruoli, Shanks, Barbarella, L'ultima follia di Mel Brooks, nel quale, curiosamente, l'unica parola udibile, no, è pronunciata proprio da lui. Nel 1956 vince il premio Emmy della TV americana per il suo storico cameo nella trasmissione Max Liebman Presents The Maurice Chevalier Show. Nel 1969 fonda la Scuola Internazionale di Mimo Marcel Marceau, la prima di diverse accademie e programmi di formazione della sua gestione, che utilizzano le tecniche Étienne de Croo. Marcel diventa inoltre autore di libri quali La ballata di Parigi e del mondo, in cui ha raccolto poesie e illustrazioni, La storia di Bip, Il terzo occhio e tanti libri per i bambini.
tra i